Ciao belli, oggi puntata sulle curiosità un po' alla Super Quark. Raga, ma quanto vi piaccio quando faccio le rime? Quanto vi piaccio? Bene, sigla! Non mi avevo visto. Quanto dura sta sigla? Pensavo un po' di più. Vabbè, allora iniziamo. Allora un po' di curiosità sparse sulla scienza. Oggi siamo un po' più scientifici. Scientifici? Scientifici. Scientifici. Oggi siamo un po' più scientifici. Prima però io ti ricordo sempre quel piccolissimo particolare, quella piccolissima differenza che può fare un tuo like su questo video, magari anche un commento, però inizia col like che è la cosa più semplice. Bene, iniziamo. 3, 2, 1, via! Avete presente il sistema solare? Bene, all'interno del sistema solare è presente il pianeta Saturno. Ok, ora voi immaginatevelo in mezzo al mare, sapete che cosa? Galleggia. Sì, perché Saturno è prevalentemente gassoso, quindi potrebbe galleggiare. Sì, servirebbe un mare di acqua. O tanta acqua di mare. Cioè, insomma, vabbè, potrebbe galleggiare. Ma restiamo nel mare, visto che già ci siamo insieme a Saturno, no? Mettiamo che rimane un pochino di spazio. Ci sono due esseri viventi, e precisamente l'aragosta e la medusa, che tecnicamente potrebbero vivere in eterno. Cioè potrebbe esserci un cataclisma però loro potrebbero davvero vivere in eterno perché la loro conformazione genetica gli permette di vivere in eterno. Questa cosa è assurda, cioè ovviamente però se la medusa viene pescata o l'aragosta viene mangiata, cioè no, non vale. Diciamo che in condizioni di mare piatto... Ma per forza che poi non mi segue nessuno, faccio queste battute un po' che fanno schifo. Vabbè, diciamo che in condizioni normali medusa e aragosta potrebbero vivere in eterno. Cioè, pensateci, alla fine di tutti i tempi per ripopolare la Terra, una medusa e un'aragosta. Cioè, chissà che roba viene fuori, non ci voglio pensare, lasciamo stare. Avete un po' quell'amico un po' spensierato, no? E qui dite, oh, ma sei sulla nuvola, sei leggero come una nuvola. Leggero come la nuvola un paio di... No, perché non è vero, cioè tu la vedi bella pacciaccona, la nuvola tutta bianca, bella paffutella. Una nuvola può pesare fino a 500.000 kg. E stavolta non ho sbagliato, davvero 500.000 kg, cioè. Insomma, la leggerezza è un'altra cosa. Mettiamo caso che il sole dovesse spegnersi adesso e questo video dovesse durare 8 minuti. Bene, noi rimarremmo senza luce, quindi capiremmo che il sole si è spento esattamente alla fine di questo video. Perché la luce impiega circa 8 minuti per arrivare dal sole a qui. Quindi qualsiasi cosa succeda sul sole, noi lo veniamo a scoprire 8 minuti dopo. Ora, questo video non so se arriverà ad 8 minuti. Beh, speriamo che ci sia ancora luce quando finirà, perché altrimenti sarebbe un piccolissimo problema. Ma passiamo dal sole alla pioggia. Cioè, voi pensate che io faccio i collegamenti un po' a caso, un po' quelli che leggo sul foglio? No, io ci penso. Quindi sole, pioggia... Avete presente il chicco di grandine, no? Quando arriva giù, no? Cioè, giù da su arriva giù. E tu vuoi fare magari un po' il figo e dici, ma sì, sono due gocce di acqua ghiacciata, vado un po' fuori. Avete presente il chicco di grandine? Bene, dobbiamo stare attenti perché i chicchi di grandine possono raggiungere la leggera, la piccolissima velocità di 180 km orari. Cioè, tu sei lì che cammini, sì, sta un po' più o meno. Ti arriva un chicco di grandine in testa, beh, te lo ricordi, figlio mio. Cioè, non è proprio una passeggiata. Quindi occhio raga quanto grandina, perché 180 non è poco. Restiamo in termini di velocità e parliamo di Formula 1. No, non è vero. Però sapete quando noi facciamo... Grazie, spero abbiate detto salute. Comunque quando starnutiamo, ok? L'aria dal nostro naso, cioè dal naso normodotato, dal mio probabilmente a maggior velocità, o forse minore perché l'ampiezza delle narici è più ampia, quindi... Insomma, non le so queste cose tecniche. Comunque, l'aria al di fuori del naso esce a circa 160 km orari. Praticamente il nostro corpo potrebbe gareggiare in una gara di MotoGP. Che esempio è? Ma cosa vuol dire? Poi me la prendo con l'angolo della stanza, ma continua a non esserci nessuno. Finiamo con una piccola chicca dal mondo della scienza meteorologica, un po' come la grandine. Lo sapete che ogni anno l'Empire State Building di New York viene colpito 25 volte dai fulmini, quindi praticamente una volta ogni 14 giorni. E sì raga, mi sono messo lì con la calcolatrice a fare i conti. Ma che qui dentro c'è un sacco di sale in zucca, cioè non è che mi sono improvvisato matematico, cioè Bene ragazzi, queste sono un po' di curiosità sparse sulla scienza, un po' di organismi vegetali e animali, un po' di robe strane, un po' di fulmini, un po' di meteo, insomma
un po' di cose scientifiche. Io spero vi siano interessate. Se non vi sono interessate, trovate altre curiosità e quelle sicuramente vi interesseranno. Se non vi piacciono le curiosità, trovate un sacco di video in cui parlo di un sacco di cose, oppure trovate un sacco di sacco. Quante volte sto dicendo sacco? Oh, sacco. Vabbè, insomma, avete capito. Ciao belli e vi aspetto sempre qui su Buono Channel. Ciao.